Ciao Paese, un anno dopo, terre, sapori e vini ancora in Piemonte, in provincia di Torino. Ritrovo con immenso piacere l'amico Mirko. Siamo saliti a 1900 metri. Allora, l'anno scorso abbiamo presentato questo antico rifugio, che ora chiaramente invece è un locale bellissimo per la ricezione turistica. Si può dormire, ci sono delle stanze eleganti, ben curate, si mangia molto bene, le attività sportive sono tutto l'anno, giusto? Sì, praticamente tutto l'anno, cambiano in funzione delle stagioni, certo. Certamente. Però è stato inverno, cioè non abbiamo le chiusure, ecco. Potete arrivare comodamente, ma se avete dei problemi telefonate a loro, ci pensano loro anche con la neve, perciò non ci sono problemi. Succedono tante cose in alta quota, eventi, spettacoli, musica, allegria, c'è chi prende il sole, chi gioca, ma ci sono anche dei momenti dedicati a che cosa? All'alta cucina. Mi racconti perché ci hai detto tornate dopo un anno? Ma sì, innanzitutto grazie per essere ritornati, che fa molto piacere avervi qui con noi. Ma la motivazione è stata un po', è nata un po' per gioco, diciamo così, nel senso che noi abbiamo una cucina, come tu ben sai, che è una cucina molto, chiamiamola tradizionale, chiamiamola casalinga, quindi l'idea del nostro ristorante è questa: con l'afflusso di persone che abbiamo diventerebbe difficile riuscire a seguire un altro tipo di cucina. Ci siamo prefissi questo obiettivo di riuscire una volta ogni tanto a creare una cena particolare, definita gourmet, secondo però il nostro punto di vista, ecco, col nostro occhio. E quindi abbiamo deciso durante l'estate di inserire un evento come questo all'interno dei nostri eventi estivi, proprio per far vedere che con poche persone, col tempo necessario, insomma con il tempo da dedicarci giusto, si riesce a fare un tipo di cucina che è diversa da quella che proponiamo classicamente. Hai detto bene, con poche persone, anche in spazi limitati, perché qui chiaramente è un rifugio, perciò non abbiamo le grandi cucine, bisogna un po' lavorare, insomma darsi da fare. Nel frattempo tutto inizia con un aperitivo, mi pare, no? Sì, iniziamo con un aperitivo sul terrazzo, che è seguito comunque durante tutta la serata, prima, durante e dopo, da una musica di violino elettronico di Elizabeth Lounge Project, e cominceremo con questo aperitivo appunto sul giardino con una buona bolla antica fratta rosé, e poi dopo insomma continueremo con una serie di piatti. Ad ogni piatto abbiamo dedicato un vino della nostra cantina, proprio secondo il nostro gusto personale, ecco. Abbiamo citato la Franciacorta per l'aperitivo, però altri vini e magari altre regioni. Sì, abbiamo scelto il Friuli per quello che riguarda i bianchi, con un Pinot Grigio e un Sauvignon, e poi torniamo in Piemonte con un Biolo e un Barolo. Hai detto grandi vini, perciò sono sicuro che sarà un successone. Ricordiamo invece bene dove siamo geograficamente, perché ho detto 1900 è facile da raggiungere, ma dove siamo? Siamo a Sauze Dulz, località Ciao Paese, provincia di Torino, Alta Val di Susa. Abbiamo detto che sarà, o per meglio dire, è una serata gourmet con grande cucina, e allora raggiungo lo chef, vado da Chris, così lui mi racconterà. Perfetto. I piatti. Grazie. E grazie a tutti. Detto fatto, eccomi qua con lo chef della serata, Chris Gravino, anche con te un ritrovarsi, è da Cesenatico fino ai 1900 metri qui di Salice. Senti caro, allora, grande serata dedicata alla cucina importante, perciò che piatti ci offri? Allora, stasera ci sono 5 portate. Come primo antipasto abbiamo un tuorlo d'uovo fritto, impanato con gli asparagi e su delle fettuccine d'asparago, e servito con dei piccoli biscottini al gorgonzola. Ok, rapidamente il secondo. Rapidamente il secondo è un filetto di Black Cod che arriva direttamente da Canada, cotto a bassa temperatura al vapore, servito anche quello con la sua pelle croccante e una bella assassina. Poi un bel risotto al Barolo. Bello. Di secondo abbiamo un filetto fasciato Verza e Fontina. Sì. Con anche lì una bella assassina variopinta, tutto e poi bello colorato. Il dessert. Il dessert, che lo fa comunque la pasticcera, è un praticamente. Onore al merito, eh? Sì, sì, chiaro. Io faccio solo portavoce. Praticamente è una rivisitazione del tiramisù con un cuore fondente, un croccante e una salsa da zabaione. Eccolo lì, un tiramisù un po' più estivo, possiamo dire. Chris, ti stringo la mano, guarda, perché sei stato bravo. Allora, terre, sapori e vini, siamo tornati a Ciao Paese, al Ciao Paese per meglio dire, per questa grande serata dedicata alla cucina importante. Hai mai copiato la ricetta di un altro chef? Sì. Bravo, hai fatto bene. Terre, sapori e vini. Ciao.